Ciao a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video di Mina Inside. Finalmente ricomincia la settimana, quella che porterà alla partita di Milan-Verona sabato. Finalmente basta nazionale. Obiettivamente ieri hanno fatto fare una partita pressoché inutile all'Italia, non aveva praticamente valore. Vabbè, inutile aprire un altro discorso che già sappiamo, trito e ritrito di diritti, di fin troppe partite giocate e bla bla bla. Vabbè, ma comunque, prima di cominciare ragazzi, vi ricordo gentilmente di lasciare un like al video, iscrivervi al canale, campanellina. In descrizione tutti i profili social di Milan Inside. Vi ricordo martedì la live con Mirko dei Mirchio, grandissimo tifoso rossonero, ragazzo splendido, di una simpatia fuori dal comune. E vi ricordo del sito internet www.acmilaninside.com, costantemente aggiornato con notizie, video, interviste e chi ne ha più ne metta per un gruppo che sta crescendo meravigliosamente sempre più. E allora ragazzi, finalmente si riprende sabato Milan-Verona, un Milan che arriva obiettivamente aver lasciato essere andati alla pausa con la partita Atalanta-Milan vinta a quella maniera, credo abbia fatto. Frattempo, c'ho un ciuffo fuori posto. Questo è il ciuffo del diavolo. Scherzi a parte, ci aveva lasciato un po' con l'amaro in bocca perché vincere a quella maniera lasciava un po' di. Ci aveva fatto venire tanta voglia di vedere subito un'altra partita, diciamo l'amarezza di non poter subito tornare immediatamente a tifare questa splendida maglia, i giocatori che indossano questa splendida maglia. È anche vero che da un punto di vista meno da tifoso e in maniera un po' più logica, un po' più equilibrata, queste 2 settimane hanno concesso comunque di recuperare, di riposare un po', anche se è vero che in parecchi sono stati impegnati nei vari impegni nazionali. Citarli tutti è difficile, nel senso che ne sono veramente tanti, però è anche vero che ha permesso tipo a Giroud di recuperare praticamente a pieno dal mal di schiena e dovrebbe partire titolare. Ibra probabilmente ci sarà una staffetta tra lui e Giroud. Purtroppo causa nazionali dovremmo, anzi non dovremmo, c'è stato un piccolo affaticamento per Calabria. Che però dagli esami strumentali è risultato essere tale, nel senso un semplice affaticamento. Quindi le previsioni dovrebbero essere positive e dovrebbe essere in campo. Ora, considerato che probabilmente poi ci sarà l'impegno di mercoledì, martedì o mercoledì, insomma, in Champions, dovrebbe esserci un lapsus. Vabbè, al di là di questo, oddio, un lapsus, non me lo ricordo. Vabbè, comunque, al di là di questo, valuteranno se impiegarlo obbligatoriamente o meno. Però la cosa positiva, la notizia positiva è che trattasi di un semplice affaticamento, non di una lesione, non di un. Insomma, di qualche altro problema che l'avrebbe portato a rimanere fuori ben più a lungo. Queste 2 settimane hanno concesso anche di
Ci sono state belle notizie provenienti dalle varie nazionali, perché Kier Simon ha segnato con la sua Danimarca, perché Theo ha segnato con la Francia la seconda, forse seconda, terza partita, se non ricordo male anche la prima da titolare, un siluro terra-aria. Bellissimo, forse Deschamps si starà mangiando le mani per non averlo convocato all'europeo, ma tant'è. Le scelte le fa lui, viene pagato per questo. Vabbè. Noi ce lo godremo, visto che il contratto di scadenza è 2024 e già se ne sta parlando. Non dovrebbe essere difficile come gli altri. Allora, poi altre notizie è che queste 2 settimane hanno permesso a Krunic e Bakayoko di praticamente quasi recuperare pienamente, ha permesso a Messias di entrare ancora più in condizione, ma comunque la partita di sabato è tosta perché il Verona è in salute. Viene da 2 vittorie e un pareggio da quando ha cambiato allenatore, di cui una con la Roma, l'ultima con lo Spezia, in mezzo il pareggio col Genoa. È una squadra in salute che è vero che ha cambiato allenatore rispetto all'anno scorso, ma già l'anno scorso ci aveva fatto penare. Ci aveva fatto penare perché a San Siro avevamo chiuso sul 2-2, rigore sbagliato di Ibra. Un gol annullato a Calabria, pareggio all'ultimo secondo. Insomma, non fu una. Il Milan giocò benissimo. Silvestri, che manco ci sta più, meno male, fece miracoli su miracoli. Vabbè, ma tant'è. E ricordate il gol di Ibra che su assist di chi? Vediamo chi se lo ricorda. Vi do 5 secondi di tempo. 1, 2, 3, 4, 5. Ha segnato colui che porta il doppio del tempo che vi ho dato, che porta la maglia numero 10, Brahim Diaz, è entrato, fece l'assist, già dava le prime parvenze di classe, di qualità, le prime dimostrazioni delle sue capacità. E sabato sarà titolare Brahim, dovrebbe essere titolare Giroud, a sinistra vedremo mister Pioli cosa deciderà, certo che ora come ora togliere Leao che anche lui è esordito con la nazionale maggiore, un tempo per lui, un assist, 2 pali per un giocatore pienamente in fiducia che sta crescendo. Finalmente da tutti i punti di vista. A destra Selemakers che ha giocato col Belgio contro l'Italia prendendo pure una traversa. A centrocampo vedremo, la scelta è ampia. Tutti e tre sono stati convocati dalle proprie nazionali, Bennacer con l'Algeria, Kessié con la Costa d'Avorio, Tonali con l'Under 21, tutti e tre hanno giocato. Vedremo cosa sceglierà Mister Pioli anche, ripeto, in virtù poi dell'impegno infrasettimanale successivo. Comunque è una partita che insomma, dobbiamo riprendere da dove abbiamo lasciato, anche perché sarà una giornata che vedrà parecchi scontri diretti, perché ci saranno. Allora, vediamo se me li ricordo a memoria. Tipo Juve Roma, Lazio Inter, se non ricordo male. Sì, se non ricordo male, sì. Comunque sì, ci sono 2 big match dove o una delle due, entrambe perderanno punti e noi ne dobbiamo approfittare, giochiamo sabato, quindi facciamo il nostro dovere e poi quello che verrà, verrà. Pensiamo prima a noi e poi agli altri, però è una giornata a noi.
diciamo, non lo voglio dire, non lo voglio dire, no, non lo dico, è una giornata che potrebbe avere dei risvolti interessanti, ecco, mettiamola così. Comunque, arrivasse subito sabato, così vediamo il nostro amato Milan giocare, saremmo tutti contenti di tornare a vedere il Milan giocare, questi splendidi giocatori che stanno crescendo, e noi saremo lì a tifare, a supportarli e speriamo ad esultare per un risultato positivo. Io vi saluto ragazzi, vi ringrazio, ricordate il like, iscrizione, campanellina e ci vediamo presto, martedì live con Mirko De Mirko. Ciao ragazzi!